formato famiglia fino all'una, e oggi attenzione, ci occupiamo di un'altra generazione che non è né la mia né la tua, che è quella dei bimbi. I bimbi e della cura e dei nonni, bimbi anche. E certo, chi si prende cura dei bimbi? Chi si prende cura? Anche i nonni. In questo momento, in questo periodo, sul bonus nonni, che poi vabbè, insomma, esatto, ne parleremo in questo momento post-Covid, soprattutto i nonni, con molti centri estivi che non sono entrati in piena attività, ma di questo altri ci occuperemo nella seconda, aperto. Nella seconda parte. Allora, ma lì dove arrivano i nonni, ci sono i centri estivi, ci sono i... di cui molto si è parlato, che è stato difficile, no? Mettere in piedi, obbedendo a tutte le regole, esatto, date, e tra gli altri ci sono riusciti quelli dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti, e Michele Di Gioia è colui che coordina tutto questo. Quindi andiamo nella meravigliosa Matera, bellissima città dei Sassi, per farci parlare raccontare. Con Michele Di Gioia, che tra l'altro ha un cognome che insomma è esortativo, no? Esattamente. Michele, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie per l'invito anzitutto. Insomma, vi siete dati molto da fare, no? Diciamo che avete cominciato, se non vado errato, attorno al 22 giugno, no? Per cercare di rendere plausibili, no? Le regole con l'attività dei centri multisport, che sono i vostri campi estivi, e avete avuto un buon riscontro comunque. Parliamo di più di 8.000 bimbi che sono arrivati in tutta Italia in questi centri. Sì, non è stato semplice, come avete già detto, perché insomma le regole sono cambiate e poi sono state anche, come dire, differenti da territorio a territorio. Questo non ha aiutato sicuramente, ma i numeri ci stanno premiando per quella che comunque è la capacità di essere riconoscibili appunto nei territori come un'agenzia educativa importante. Abbiamo superato quei numeri che avete annunciato prima, perché insomma sono in evoluzione, le prenotazioni ci dicono che comunque ci attestiamo intorno ai 10.000, con un numero di operatori che va intorno ai 1.500, anche perché le regole ci hanno comunque determinato un'attenzione particolare al rispetto appunto dei numeri e della diciamo capacità di essere poi con i bambini presenti con un certo numero di operatori, insomma, quindi garantendo quella che era la sicurezza, questo sicuramente, insomma. Ma rispetto ai centri estivi degli scorsi degli anni precedenti, in quanti stanno funzionando in percentuale in questa stagione, in questa nuova stagione? Allora, a parte alcune regioni, diciamo che non sono praticamente riuscite a partire con un'organizzazione diretta, parlo della Calabria, dell'Abruzzo, Molise e della Puglia, in tutte le altre regioni abbiamo avuto comunque un riscontro positivo, con numeri oggettivamente dimensionati a quella che è appunto la regolamentazione vigente. Saranno perché ha citato delle regioni non particolarmente colpite dalla pandemia, diciamo sì, colpite, ma non con i numeri che magari potremmo trovare al nord. Ma infatti diciamo la giustificazione può essere proprio dettata dal fatto che la regolamentazione differente per regione ha realmente poi creato situazioni in cui non è stato possibile occuparsi per tempo e quindi organizzarsi per tempo per fare i centri estivi multisport, che per noi sono una caratteristica importante, perché insomma danno effettivamente la capacità di un'educazione non formale che si basa sullo sport, la possibilità di agire un percorso educativo, e ovviamente vanno a alleviare quello che è il peso anche sulle famiglie e sulla possibilità che questi minori, adolescenti, bambini e bambini che sono stati già fermi per tanto tempo possano, diciamo, almeno fruire di uno spazio all'aperto in cui seguire un percorso educativo. Senti, questo per noi è fondamentale. Assolutamente, sì. Ma siete stati fondamentali per molte famiglie. Io non so se hai dei riscontri, immagino di sì, no? Dai tuoi operatori in loco, tutti quanti hanno avuto, come dire, contatto con le famiglie. È un aiuto che credo sia stato molto apprezzato. Sì, apprezzatissimo, perché insomma il rapporto quotidiano che si era interrotto per le note vicende insomma è stato ripreso, e questo ha garantito un po' a tutti la possibilità di riprendere gradualmente la normalità delle attività lavorative da un lato, dall'altro lato invece affidarsi a chi nel tempo ha una credibilità dal punto di vista delle attività educative di centri estivi, poter essere un momento importante per garantire appunto l'educazione dei figli attraverso una pratica sportiva multidisciplinare. Che cosa fanno, Michele Di Gioia, ricordiamo, coordinatore nazionale dei centri estivi della UISP, che cosa fanno i ragazzi e i centri estivi e che cosa non fanno rispetto agli anni precedenti? Per esempio, se, immagino siate molto attenti alle norme.
Diciamo che abbiamo anche provato in molte regioni a seguire dei percorsi formativi che hanno un po' stravolto quella che era l'impostazione, che si basava ovviamente sulle relazioni sociali, sul contatto, sulle capacità anche poi di interagire tra i bambini. E infatti, quindi diciamo, abbiamo dovuto ripensare totalmente questa cosa con le regole di sicurezza, quindi diciamo strutturando anche giochi e attività che facessero della distanza invece l'elemento per cui poi si andasse, come dire, a colmare questa distanza attraverso proposte che vanno sia al gioco ma anche legate a attività creative, a laboratori, quindi ineriscono una serie di attività che prendono spunto dall'aspetto ludico di gioco e di sport per poi raccontare un po' le nostre città. Infatti il tema di quest'anno che stiamo poi proponendo ai vari centri estivi è appunto ripensare gli spazi delle città come luoghi vivibili e come luoghi a misura di bambini e adolescenti che sono stati in questo momento effettivamente penalizzati da una serie di azioni che li hanno visti non come protagonisti e titolari di diritti quanto educazione, ma quanto più invece come figli, come nipoti, come alunni, come possibile veicolo di trasmissione di virus. Quindi insomma stiamo ridando al bambino e l'adolescente la giusta dimensione attraverso il gioco e lo sport, e questo, come dire, è un momento positivo per tutta la famiglia che oggettivamente ha un vantaggio da questa attività che stiamo proponendo in tutta Italia. C'è qualche accadimento particolare, qualche riscontro particolare che ti è arrivato in questo mese e mezzo, due di attività? Ma nelle regioni anche quelle più colpite dal virus, diciamo, stiamo proponendo questa nostra attività estiva come un momento ovviamente per andare a ricreare le condizioni per cui insomma si ritorni a una parvenza di normalità. Quindi sia in Lombardia che in Emilia Romagna, ma in Piemonte e in Veneto stesso, i numeri e la capacità con cui siamo diventati nuovamente il momento in cui i bambini possono riappropriarsi dei luoghi è diventato l'elemento determinante. Quindi in queste regioni, anche la Liguria immagino e la Toscana, ci sono comunque dei riscontri molto positivi, e questo ci fa capire quanto realmente questa attività può avere un impatto educativo e anche di sollievo per le famiglie che ovviamente stanno recuperando, riprendendo i ritmi lavorativi voi sapete, normali. Insomma. Sapete di quanto siete importanti in questo momento per molte famiglie che è vero stanno riprendendo i ritmi normali, ma molti per esempio stanno ancora lavorando in remoto, quindi smart working, quindi hanno necessariamente bisogno, lì dove non ci sono i nonni per esempio o babysitter, hanno necessariamente bisogno dei centri estivi, quindi voi avete un ruolo fondamentale, importante, e soprattutto che garantisca ai genitori serenità. E io confesso, per esempio, faccio una confessione pubblica: quest'anno mio figlio non ha partecipato al centro estivo solito tradizionale, uno perché nel quartiere non si è organizzato, e comunque pur potendo scegliere altrove abbiamo deciso in realtà in due di non mandarlo. Non so se è stata una scelta saggia o meno, però insomma. No, però insomma la paura c'è stata, c'è ancora, però va anche detto, e questo sottolineando che insomma chi è riuscito ha fatto bene, come nel caso di Michele Di Gioia e dei suoi colleghi dell'USP, perché molti non sono riusciti proprio a metterli in piedi nei centri estivi, no? Anche federazioni nazionali, insomma, in tanti hanno dovuto rinunciare. Quindi anche la parrocchia, l'oratorio. È stata una. Beh, quello in qualche luogo funziona. Un altro ente di promozione rilevante, quel CSI, per cui insomma bene hanno fatto. La difficoltà più grossa per chiudere, Michele? La difficoltà più grossa è stata quella ovviamente di adempiere a tutte quelle che erano appunto le regole che sono state poi dettate, ripeto, nella difficoltà anche delle varie regioni, e poi soprattutto quello di intercettare anche quelle fasce di popolazione a cui noi siamo particolarmente attenti, che in questo periodo hanno poi subito in maniera maggiore anche la difficoltà di vedere appunto le possibilità educative, e quindi una particolare attenzione l'abbiamo sempre data a quelle fasce di bambini che non hanno, avendo la possibilità già di loro, in questo momento sembravano proprio ai margini di una possibilità, e quindi abbiamo creato anche il giusto contatto, il giusto equilibrio tra l'esigenza lavorativa dei genitori e quelle invece situazioni di povertà educativa, di disagio socio-economico che abbiamo dovuto anche contemperare. Quindi questa ulteriore attenzione secondo me è anche la testimonianza di quanto ci sia bisogno di particolare, quindi, attenzione al mondo dei bambini e degli adolescenti proprio per tutelarli dal punto di vista dei diritti e delle attività da proporre. Michele, grazie infinite, salutaci grazie la tua Matera. Grazie. Città, ricordiamo, capitale europea della cultura lo scorso anno, ma speriamo che continui nel tempo in eterno. Michele Di Gioia, coordinatore nazionale dei centri estivi della WISP.